dopo aver dato da mangiare ai separati, praticamente si mettono tutte le ciotole nel box. Per ogni scheda c'è scritto cosa mangia, dove mangia, e il quantitativo, se quando rientra nel box va legato, le coperte e quant'altro. In questo caso Nicolò mangia il nostro, quindi si prende la ciotola, un misurino e si mette nella ciotola. Allora, quando si entra, la ciotola va messa nell'angolo in fondo, si chiude la porta, così, ciotola lì, di modo che quando tu arrivi col cane, entri e lui non mette il muso direttamente nella ciotola, ma hai il tempo di togliere il guinzaglio, come in questo caso. Ci si ricorda sempre di chiudere la porta e così via avanti. Secondo box, in questo caso è Ryan. Allora, mangia un misurino e mezzo, ok? Non tutti i cani sanno usare la bascula, quindi in questo caso mettiamo una pietra, così, e due di queste come fermo, ok? E gliela lasciamo aperta. Chiudiamo la porta. In questo caso il terzo box sono Angelo e Emily, che mangiano separati fuori nel recinto, quindi li abbiamo già dato da mangiare, ma andremo comunque a chiudere la porta, questa, e chiudiamo comunque la porta. Va. Va. Prendiamo il carrello. Adesso in questo caso abbiamo briciola, cosa mangia, dove, quanto. Allora, prende la ciotola dal carrello, mezzo misurino, in fondo, lei sa usare la bascula, quindi si chiude. E si chiude la porta, e così via fino alla fine.